Bene, allora ecco, su queste note un po' più allegre, allora lasciamo la parola a Mariangela per la sua presentazione di oggi. E ancora benvenuti, benvenute e noi ci rivediamo al termine del webinar per le vostre domande in proposito. Buona formazione e a più tardi. Grazie. Ciao, ciao a tutte. Intanto, beh, io mi chiamo Mariangela, insegno in Francia a Marsiglia e soprattutto ringrazio questa sera Casa delle Lingue e Maria Vittoria di darmi l'opportunità di condividere con voi le mie esperienze e anche le mie attività ispirate dai manuali di Al Dente 1. Ho scelto di parlare questa sera sulla scrittura individuale vista come supporto per le attività in classi. Purtroppo nei corsi di lingua spesso non si dà la dovuta attenzione all'abilità di scrittura, però io questa sera vi parlerò, della scrittura finalizzata per l'attività orale. Il titolo quindi, parlare. Scrivere a casa per parlare in classe. Il sottotitolo è quindi questo. Attenzione perché io non ho l'abitudine, sono stata un po' veloce, ecco qui. Vorrei iniziare con una prima domanda, chiamiamola domanda o sondaggio che faccio a voi ed è questo. Quanto sono importanti per voi i testi scritti dei vostri studenti? Così voglio sapere. Per voi, allora, se mi potete rispondere. Allora, tanto benissimo. Tanto benissimo. Un'altra domanda è una domanda aperta, quindi la risposta la leggerò, è a cosa serve la scrittura individuale. Quindi leggo nelle chat. Allora, nelle chat, giusto? Maria Vittoria, è una riflessione, certo, fissare la lingua. A esprimere sentimenti, a narrare esperienze di vita, elaborare, esatto, fissare il lessico, benissimo, imparare il lessico, eccetera, eccetera. Quindi potremmo dire creare esattamente, senza stress, a proprio ritmo, benissimo, ecco. Quindi potremmo, benissimo, bene, posso chiudere? Chiudo? A controllare esattamente. Esatto, benissimo. Momento di riflessione. Quindi la scrittura serve a ordinare le proprie idee, ad esprimere in un certo modo, aiuta lo studente ad esprimersi in classe. I timidi, per esempio, ho notato che preferiscono la scrittura, ma soprattutto poi parlano più facilmente perché ripetono, riutilizzano le frasi preparate nello scritto. Una scrittura condivisa in classe, letta tutti insieme, crea una coesione della classe e una conoscenza degli altri. Quindi condividere per migliorarsi in classe, la condivisione, partecipazione in classe. Quindi la scrittura è vista come un'ottima palestra per un'attività orale in classe. Per questa attività a casa c'è bisogno di un'anticipazione in classe, di una preparazione in classe. La preparazione, ecco, questi momenti di preparazione in classe, scusate. Ecco qui, i momenti di preparazione in classe possono essere un brainstorming, la nuvola di parole, la presentazione dell'argomento, lettura, esercizi del libro, dopodiché invio via mail le istruzioni
preferisco perché così sono sicura che le persone capiscono esattamente l'attività che devono fare a casa, l'argomento che devono sviluppare, quindi c'è la scrittura individuale a casa e in classe poi c'è l'attività di interazione. Adesso vi presento alcune attività ispirate da Al Dente 1. Per ogni attività creo un album. L'album diventa il contenitore in cui metto tutti i loro testi scritti, tutto quello che io ricevo dalla classe. Questa classe del martedì è la classe dei principianti, la classe con cui ho iniziato a lavorare a ottobre e da novembre lavoriamo su Zoom. Allora, la prima attività fatta con loro è stata un brainstorming, per esempio qui per esempio parlavamo dei momenti di felicità, ho chiesto loro di scrivere sulla lavagna le parole legate ai momenti di felicità. Questa attività è interessante perché qui abbiamo un'attività anche di ortografia, quindi verificare l'ortografia delle parole, se le parole arrivavano scritte in maniera scorretta, le cancellavo e le riscrivevano. Queste parole le inserivo in questa lista, l'app Word Art, inserivo le parole e creavo con loro una nuvola di parole che apparteneva quindi alla loro classe. Qui hanno scelto la coccinella perché per loro la coccinella, la felicità, e hanno inserito questo, ho inserito questa immagine nel loro album. La prima vera attività di scrittura è stata fatta con l'attività del compito intermedio. C'è una persona famosa che ammiri in modo particolare, presentala e descrivi le sue caratteristiche fisiche e il suo carattere. Ho chiesto loro, la persona famosa siete voi, mandatemi la vostra descrizione. Ricevuta la descrizione, quindi tutto il materiale io lo ricevo via mail, ricevuta la descrizione, inserisco nell'album le presentazioni. Le presentazioni le mandano solo a me, ognuno manda la presentazione solo a me e non a tutta la classe. Ricevuto il materiale, qui posso fare diverse attività. Prima cosa, aspetto di ricevere i testi della classe e rinvio a tutta la classe i testi senza i nomi delle persone. La prima attività che ho chiesto a loro: chi vorreste conoscere? Fate delle domande alla persona che vorreste conoscere. Preparate un'intervista da fare in classe. In classe abbiamo fatto un'attività di correzione. Per esempio, qui ci sono degli errori di ortografia, classici dei francesi, 2 N per persona, 2 C piace, ma ci sono anche degli errori di grammatica. Hanno dimenticato l'articolo il davanti all'aggettivo possessivo. Quindi è stata un'occasione per me per rivedere insieme la regola degli aggettivi possessivi, dell'articolo davanti agli aggettivi possessivi. L'autocorrezione in classe, lo studente corregge e sappiamo che è negli errori che sbagliando si impara, quindi nella correzione che imparano anche la regola. In classe li ho separati e insieme hanno discusso, si sono presentati, hanno fatto delle domande per approfondire, per conoscersi meglio, così che la classe dei principianti, in genere è una classe in cui le persone non si conoscono, settimana dopo settimana si scoprono, si rivelano attraverso la scrittura a casa e attraverso l'attività in classe. Dopodiché io inserisco i nomi delle persone, così che l'album è con i nomi, con le correzioni.
Un'altra attività legata al tempo libero, ho chiesto loro di mandarmi i loro oggetti o le attività indispensabili, le attività che fanno durante il loro tempo libero. Ho ricevuto montaggio, le fotografie, libri, cioccolatini, computer, viaggi, lettura. Io ho preparato montaggio. Ho messo alcune presentazioni con gli oggetti e ho chiesto loro di abbinare la presentazione con gli oggetti. Ed è questo che chiedo a voi. Chiedo a voi di abbinare la presentazione con gli oggetti. Aspetto, vediamo il più veloce di voi. Spero riusciate a leggere, non so se è abbastanza, grande. Rispondete qui, giusto? Ma c'è già, Sara ha già risposto. Benissimo, benissimo. Ho scelto anche delle abbinamenti facili, Ho scelto degli abbinamenti molto facili ed è interessante lavorare insieme. Nella comprensione del testo, io possono, capendo il testo, abbinare gli oggetti. Abbiamo qui delle informazioni. Una persona parla del cane, nella foto c'è il cane. Una persona parla del mare e nella foto c'è il mare, parla delle passeggiate e quindi si capisce ci sono gli scarponi. Ecco che la verifica della comprensione scritta si fa con l'abbinamento tra lettura, tra la scrittura e gli oggetti e quindi è anche divertente per loro. Tolgo questo, benissimo. Un'altra attività, gufo e allodola. Questo è sempre con i principianti. Ho chiesto loro, siete più gufo o siete più allodola? Ricevute le loro presentazioni, ho chiesto, rimandato a casa senza il nome, i testi ricevuti, ho chiesto loro di dirmi con chi vorreste passare una giornata? Che attività proporreste con questa persona? E in classe ho chiesto loro, li ho riuniti e ho chiesto loro di immaginare una giornata insieme. Tenuto conto, ho per esempio abbinato le persone allodola insieme e le persone gufo insieme, per esempio. Un'altra attività piacevole, i momenti della tua giornata. I momenti della tua giornata, abbiamo creato l'album in cui mi hanno mandato le loro attività della giornata. Qui hanno riutilizzato i verbi al presente, i verbi riflessivi e soprattutto l'uso delle preposizioni davanti all'orario. Abbiamo insieme stilato la classifica dei momenti più felici della nostra classe e abbiamo visto, per esempio, le attività della mattina, del mezzogiorno, del pomeriggio e della sera. La scrittura è molto semplice e molto piacevole anche e ogni persona ha il proprio stile. C'è chi descrive esattamente cosa fa durante la giornata come Giancarlo, che lui alle 21 guarda Netflix con la moglie e tra l'una e le due spegne la TV e dorme, molto preciso. Un'altra persona invece racconta un po' la giornata. Ed è interessante perché attraverso i testi che io ricevo mese dopo mese vedo i progressi che loro fanno nella scrittura e lo vedono anche loro. Passiamo adesso a un'attività ispirata al dente 2, un'attività piacevole che uso in quasi tutte le classi. È l'attività legata ai ricordi di infanzia. Ho chiesto loro di mandarmi delle fotografie di quando loro erano piccoli e di descrivere, mandare la descrizione di come erano loro da piccoli.
ricevute le fotografie, io ho creato l'album dei ricordi, hanno scelto l'orsacchiotto, hanno inserito le loro parole. Ho ricevuto le fotografie e in classe ci siamo divertiti a scoprire a chi appartenessero le fotografie. Le ho inserite nelle presentazioni e qui abbiamo per esempio Edoardo, Michel e Henri e Maria Cristina. Si sono presentati, è stato molto divertente leggere insieme e questa è stata un'occasione divertente anche per noi insegnanti, perché ho inserito anche la mia fotografia da piccola con la presentazione e insieme ci siamo divertiti a scoprire chi fosse Edoardo, chi fosse l'insegnante. Anche qui un ottimo momento di coesione della classe, perché è un momento molto simpatico, ci si diverte. E passo all'attività di scrittura individuale ispirata al Dente 3. In realtà ho individuato nell'unità 6, obiettivo lavoro, due attività molto interessanti. L'attività legata alle competenze trasversali, a pagina 108, e la lettera di motivazione a pagina 111. E ho iniziato proprio dalla lettera di motivazione, ho proprio iniziato da qui. Insieme abbiamo letto il modello di questa lettera di motivazione, ho verificato che sapessero scrivere una lettera, usare le formule di apertura, le formule di chiusura di una lettera, usare la forma di cortesia, che devo ammettere in classe si usa pochissimo, perché si usa sempre il linguaggio informale, ci si dà sempre del tu. E quindi era un'ottima occasione per utilizzare la forma di cortesia. Ho approfondito andando anche a pagina 128 e 129, sempre di Al Dente 3, in cui c'è un modello di lettera di motivazione. Ho lavorato con una classe di 10 studenti. Agli studenti ho chiesto di mandarmi la loro lettera di motivazione. Ho preso 5 lettere di motivazione, sono stati candidati e ho inviato una lettera a ogni cacciatore di teste, cioè agli altri 5 studenti, una lettera. 5 candidati, 5 cacciatori di teste. Ho creato l'album, cerchi lavoro, l'UTL te lo trova, l'UTL è l'università del tempo libero, l'università in cui io insegno e loro frequentano i corsi di italiano. Ecco qui dei modelli, questi sono 4 lettere di motivazione, ognuno ha scritto, ha mandato la foto, chi ha preferito addirittura mandare la foto scritta a mano. E il giorno chiamato del colloquio di lavoro, loro sapevano che sarebbero stati registrati. E quindi quel giorno si sono proprio vestiti benissimo, giacca e cravatta, molto seri. Ho chiesto ai cacciatori di teste di preparare delle domande da fare al candidato il giorno del colloquio. I cacciatori di teste sapevano chi avrebbero incontrato, i candidati no. L'obiettivo dell'attività era che i candidati trovassero un lavoro e che i cacciatori di teste proponessero un lavoro in relazione alla lettera di motivazione che avevano ricevuto. Dopo l'attività di colloquio in cui hanno lavorato separatamente in 5 breakout rooms, quindi 5 coppie, ci siamo riuniti e abbiamo fatto un feedback in cui ho chiesto loro se sono stati soddisfatti del colloquio, se il candidato ha trovato un lavoro interessante e se il cacciatore di teste ha trovato il candidato interessante per il lavoro. La seconda attività, e poi la settimana successiva i candidati sono diventati cacciatori di teste, perché mi trovavo ad avere altre lettere di motivazione.
Un'altra attività molto interessante è stata quella legata alle competenze trasversali. Ho visto con loro cosa sono le competenze trasversali. Io insegno a un pubblico di ultra sessantenni, ultra settantenni, e fra qualche anno forse anche ultra ottantenni. Comunque molte persone non sapevano cosa fossero, che in realtà sono delle personalità, delle competenze che ognuno ha. Quindi abbiamo analizzato cosa fossero, ho inviato una lettura di comprensione e verificato la comprensione di queste competenze trasversali. Ho inviato loro questa scheda di Palestra del Lessico, la scheda 12, in cui ci sono delle attività legate alle competenze trasversali e soprattutto nella parte in basso ci sono quattro problematiche in cui si chiede quali competenze trasversali siano utili per trovare la soluzione a queste situazioni. Sono partita da quest'idea e ho chiesto alla mia classe di mandarmi, di scrivermi, delle situazioni, delle possibili situazioni problematiche al lavoro. Ognuno ha scritto la problematica, ne ho scelte tre perché l'intenzione era di dividere la classe in tre gruppi di 3-4 persone. Qui vedete le tre problematiche scelte e le tre problematiche scelte e anche qui ho approfittato per registrarli, li ho avvertiti che li registravo e vi faccio vedere adesso alcuni momenti della registrazione fatta proprio la scorsa settimana. Allora, non so se sono io. Sì, allora abbiamo un piccolo info tecnico. Adesso vi ricarico il video. Io ricarico il video così lo vediamo. Intanto Mariangela, tu riempi questo imbarazzante silenzio come solo allora, posso leggere le domande. Allora, grazie intanto per il complimento. Allora, come si creano le nuvole di parole e gli album? Le nuvole di parole si creano con l'app WordArt, che tu potrai vedere poi sulle slide, per questo che ho fatto una schermata dell'applicazione, così la ritrovi su internet. Tu entri, non hai neanche bisogno di iscriverti, però se fai l'iscrizione il vantaggio è che puoi ritrovare tutte le tue nuvole di parole, se no le devi fare una schermata e stamparle. È tutto in inglese, ma insomma non è molto complicato creare queste nuvole di parole in cui tu inserisci, scrivi tutte le parole, scegli la forma della nuvola, anche il colore, il carattere, i caratteri, il grassetto o no delle parole, e automaticamente c'è questa nuvola di parole che si crea. Invece l'album l'ho creato con Canva, quindi è un'altra applicazione, anche questa gratuita, puoi creare tutti gli album che vuoi e puoi fare anche i PowerPoint. Per esempio il PowerPoint che ho fatto, che sto usando, l'ho fatto con Canva. Molto semplice. Benissimo, iniziamo. Vediamo. Inizio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui con noi degli specialisti sui problemi del lavoro, pronti a risolvere le problematiche, le situazioni problematiche.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qui con noi degli specialisti sui problemi del lavoro, pronti a risolvere le problematiche, le situazioni problematiche ricevute dai nostri lettori. Intanto voglio conoscere un po' meglio questi specialisti e le vostre competenze trasversali. Allora, signora Corren, qual è la sua competenza trasversale? Buongiorno, la mia competenza trasversale è flessibilità cognitiva. Bene, il signor Christian? Anch'io, per me la competenza trasversale è flessibilità cognitiva. Cognitiva. La signora Mirella, qual è la sua competenza trasversale? Penso che il pensiero critico. Bene. Signora Sanchez? Sì, penso che la mia competenza è l'aspetto di negoziazione. Bene. Allora, come vedete, ho iniziato all'inizio nel chiedere a loro quali fossero le loro competenze trasversali. Poi li ho separati nelle breakout rooms e hanno cominciato a lavorare insieme. Ho inviato la problematica, l'ho inviata a ogni gruppetto via mail il giorno stesso, perché non volevo che preparassero da soli la soluzione, volevo che lavorassero insieme, però volevo che avessero il supporto, il testo scritto, quindi l'hanno ricevuto la mattina un'ora prima del corso. E qui puoi cliccare, non so se devo farlo qual io. È la vostra problematica? Un responsabile del servizio dà un lavoro a un dipendente e questo dipendente rifiuta perché ha troppo lavoro da fare e pensa che i suoi colleghi non stiano facendo nulla. Come fai a fargli capire che ha torto? Bene. Mirella? Ho pensato che devo dimostrare al dipendente che questo lavoro è molto delicato e che richiede una persona molto intelligente e con una grande esperienza come lui. Ho capito. Iva? Primo penso che dobbiamo ascoltare la persona per comprendere il suo problema. E dopo tentare di mettersi a suo posto per comprendere la situazione. Ho capito. E Cristina? Penso che forse questa persona non si sente considerata. Ho capito. Buongiorno. Bene, allora qui hanno presentato la problematica, hanno iniziato insieme a discuterne. Come potete vedere gli stili sono diversi, nel senso chi legge, chi ha bisogno di leggere, chi cerca dire oralmente senza leggere. E anche la presentazione, la soluzione, vediamo adesso la soluzione delle problematiche. Possiamo vedere. Ho capito, quindi più dialogo. Allora, la persona che deve venire all'azienda è una persona che conosce la creatività. Creatività perché deve far riprendere l'azienda. E anche la gestione delle persone, perché deve le motivare le persone, deve le fare capire che la azienda va male e che si deve lavorare, non di più, ma con precisione, con un lavoro preciso per far venire la azienda molto meglio che prima. Potresti? Penso che
che abbiamo bisogno di un specialista della gestione delle persone per risolvere questa problematica. Ho capito. Per Iva? Sì, sono d'accordo. Necessita per la persona capacità particolare di psicologia, di capacità di ascoltare gli altri. E per Cristina? Sì, è vero, penso che questa persona deve avere un'intelligenza emotiva. Sì? Per risolvere questo problema. Ok. Mi sembra interessante di avere due persone, un interna che conosce i problemi dell'azienda e una persona all'esterno. Sì, e Francesca? E una persona esterna, un consulente specializzato in problem solving, negoziazione e creatività per risolvere i problemi. Buongiorno, bene. Eccoci qua riuniti insieme. Allora, trovato le soluzioni alle vostre problematiche? Sì? Avete trovato? Yves, Cristina? Sì? Cristian, Marisa? Bene, mi fa molto piacere. Bene, alla prossima. Arrivederci. Ecco, alla prossima. Alla prossima. Bene, come potete vedere, quando loro hanno lavorato insieme, hanno riutilizzato tutto il vocabolario che avevano visto sul libro. Chiaramente leggevano quello che avevano scritto a casa e quello che avevano scritto insieme. E la soddisfazione poi di riutilizzare un vocabolario nuovo. Questa attività, per esempio, l'ho riutilizzata successivamente, sempre con la stessa classe. Quello che ho fatto, ho creato 4 gruppi. Ho inviato a 2 gruppi la stessa problematica. Insieme i 2 gruppi hanno lavorato separatamente a trovare la soluzione e poi, riuniti in classe, insieme abbiamo visto le soluzioni proposte e quindi l'immaginazione. E ho chiesto alla persona che aveva scritto la problematica se le soluzioni proposte fossero soddisfacenti. Spesso le problematiche scritte erano problematiche vissute dalle persone, perché come vi ho detto ho un pubblico studenti adulti e quindi per loro è stato piacevole parlare del lavoro e parlare delle esperienze vissute. Però penso che si possa fare anche con studenti di 17-18 anni. E vi ricordate che all'inizio vi ho fatto una domanda e vi ho chiesto a cosa serve la scrittura individuale. Questa domanda l'ho fatta anche, allora, livello, questa domanda l'ho fatta anche, questa è la schermata della classe, che ho inserito nell'album. Allora, la domanda l'ho fatta anche agli studenti. Ho chiesto agli studenti a cosa serve la scrittura individuale, perché volevo sapere anche loro cosa ne pensassero. E queste sono alcune delle risposte che ho ricevuto. Un supporto per l'espressione orale, imparare, fissare l'ortografia, le idee, struttura il pensiero, strutturare frasi complete, permette di progredire, imparo più facilmente, c'è un legame materiale tra l'idea e la penna, usare parole, verbi, costruzioni idiomatiche, costruire frasi complete, lavorare a proprio ritmo, ricchezza di vocabolario, trovare le parole giuste. Scrivere permette di renderci conto
delle cose imparate durante il corso, memorizzare il linguaggio. Ecco, queste sono alcune delle risposte che i miei studenti mi hanno inviato ed è molto interessante. Ma alla domanda che ho fatto, se piace a loro scrivere, tutti mi hanno detto che è un po' difficile, ma piace a tutti scrivere. E io vorrei aggiungere qualcosa. Nella scrittura, in tutti questi testi che io ho chiesto e ho ricevuto quest'anno, perché è un'attività nuova che ho fatto, soprattutto quest'anno durante i corsi su Zoom, ho visto che nei testi è più facile vedere i progressi, lo vedono loro, lo vediamo anche noi, i progressi fatti. E la sicurezza nella scrittura, i progressi nella scrittura e la soddisfazione in classe nelle attività orali, perché riutilizzano il vocabolario usato nella scrittura a casa. Come dicevo prima, i timidi soprattutto si rivelano, riutilizzano il vocabolario in classe, si sentono, prendono un po' più sicurezza in se stessi e partecipano più volentieri, perché poi in classe non c'è più l'incognita, perché il vocabolario è qualcosa che loro hanno incontrato, rielaborato e lo riutilizzano di nuovo in classe. C'è una maggiore partecipazione riutilizzando i testi ricevuti, perché sono argomenti, sono frasi che appartengono allo studente e quindi c'è un interesse, è più facile farli partecipare e indubbiamente la coesione della classe, si crea questo senso di gruppo. E il vantaggio per noi insegnanti è che ci troviamo ad avere del materiale a disposizione, del materiale unico, originale, personalizzato, perché appartiene alla classe, e con questo materiale noi possiamo proporre, come potete vedere, diverse attività in cui si è sicuri della partecipazione degli studenti. E perché, e dico io per concludere, e perché non partecipare anche noi a queste attività, per esempio con la foto, nella scrittura descrittiva, nella scrittura narrativa, scrivere anche noi qualcosa e partecipare alle attività per scendere un po' dalla cattedra, anche perché anche se di cattedra noi non ne abbiamo, quindi partecipare con loro. Io vi ringrazio dell'attenzione e sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Ok, allora, alcune domande sono già arrivate, ecco, sì. Io adesso, se vuoi Mariangela, o te le lascio leggere oppure te le leggo io, come preferisci tu, cosa dici? Allora, io sto leggendo sulla chat, non so se me le stai mandando anche sul documento, sull'altro documento, allora, come vuoi. Te le ho messe nel documento Drive condiviso con te. Intanto magari lascio la tua mail qui. Dovresti averle già annotate. Ce ne sono due al momento. Sì, che livello sono? Ecco, allora leggi pure anche la domanda prima di dare la risposta. Così certo, leggo la domanda. La domanda è: che livello sono? Le attività presentate, gli studenti che ho registrato lavorano con al dente 2, sono un livello B1, studiano l'italiano da 4 anni, mentre le prime attività sono attività che ho fatto con i principianti di quest'anno. L'album di classe. Canva si trova con l'applicazione, gli album li potete creare con l'applicazione Canva, è un sito gratuito, facile da usare e veramente potete sbizzarrirvi, inserire le foto, potete fare veramente tantissime cose, molto belle poi, Canva.
Ok, Canva, giusto? Sì, esatto, Canva. Quante lezioni ci sono volute per preparare l'attività sulle competenze trasversali? Ci stiamo ancora lavorando, perché c'è così tanto materiale. Come preparazione io direi tre lezioni, perché lavoravamo sui testi e sul libro, alternavo, e quindi la prima lezione di preparazione sul libro, poi la settimana in cui loro mi hanno inviato, per esempio, le lettere di motivazione. Nella stessa settimana ho rinviato ai candidati, ai cacciatori di teste, queste lettere di motivazione. Poi abbiamo fatto un incontro, una lezione in cui ho registrato il primo gruppo. Poi abbiamo lavorato ancora sul libro. Ne ho approfittato per rifare l'attività con la seconda parte del gruppo, quindi solo con le lettere di motivazione abbiamo lavorato 2-3 settimane, anche perché loro ci prendevano gusto, piacere a lavorare, quindi ben venga, quando sono motivati si continua, finché non si annoiano si continua. Sulle competenze trasversali, anche qui una settimana di preparazione, una seconda settimana di attività, una settimana in cui ho ricevuto tutte le problematiche e le abbiamo fatte 2 volte per il momento. Perché poi, come vi dicevo, potete creare diversi gruppi e decidere se far lavorare i gruppi, diversi gruppi con un'unica problematica e poi metterli un po' in competizione tra di loro, oppure ogni gruppo una problematica diversa. Ripeto, le problematiche sono state scritte dalla classe, quindi appartengono a quella specifica classe. È stato molto piacevole chiedere alla persona che aveva scritto la problematica se era soddisfatto delle soluzioni proposte. Allora, i corsi durano tutto l'anno, quante volte a settimana? 1 ora e mezza, una volta alla settimana da ottobre a giugno, ci sono però le vacanze scolastiche. Non tutti. Allora, la domanda è: ma se gli studenti si abituano solo a leggere leggendo, non si rischia che poi in classe non riescano più a parlare spontaneamente se non hanno qualcosa di scritto sotto mano? No, perché in classe... Allora, questa, come vi ho fatto vedere, è stata un'attività ben strutturata in cui era prevista una registrazione e quindi hanno letto anche per sentirsi un po' più a loro agio. Ma per esempio con i principianti, io riprendo poi i testi, chiedo a loro: ma cosa ne pensate? La mattina allora cosa possiamo fare insieme? Io riutilizzo... io so, perché si comincia a conoscere meglio la classe e quindi faccio delle attività in cui so che mi possono rispondere. Se io chiedo, allora la mattina ti piace svegliarti presto, cosa ti piace fare la mattina? Io so che la persona mi può rispondere, perché mi ha già scritto qualcosa, mi ha già preparato qualcosa. Altre domande? Ah, scusami, aspetta. Vedi, leggi, altrimenti te le ripeto. No, sì, ci sono. Allora, quante lezioni ci sono volute? Va bene, i corsi? Per i corsi one-to-one. Sì, ne ho tenuti. Tieni. Quali attività di al dente le sono piaciute o suggerirebbe? Allora, i corsi individuali, a dire il vero, non so, perché
con i corsi individuali io, a dire il vero, non uso solo un manuale, ma ne uso parecchi, perché mi adeguo un po' alla personalità dello studente che ho di fronte. E devo ammettere che queste attività si prestano più per un gruppetto, almeno 4-5 persone, sono attività più di gruppo. Ok, allora avete potete mandarle, cioè la finestra sì, domande e risposte è ancora aperta. Allora, nel mentre, ecco, aspettiamo. Allora, bene, allora. Arrivano puntualmente gli elaborati scritti, interessante questa domanda. Domande nella chat, non mica passiamo. Sì, nella chat, scusami, nella chat. Arrivano puntualmente gli elaborati scritti, che fai se qualcuno si dimentica? Allora, è vero che richiede un lavoro di preparazione, perché io ricevo le mail, le devo, le copio e incolla sull'album, verifico che tutti me le abbiano mandate. Se qualcuno si dimentica, mando una mail individuale allo studente ritardatario sollecitandolo, oppure quando me ne mancano due o tre mando già l'album a tutta la classe dicendo: non faccio nomi, ma c'è qualcuno che non mi ha ancora mandato il testo. Vedendo il lavoro dei colleghi, in genere lo fanno. Quindi alla fine riesco ad avere i testi scritti di tutti, perché magari all'inizio non scrivono perché non sanno cosa dire, non sanno cosa scrivere. Inviando l'album, loro leggono i testi degli altri studenti e dicono: beh, allora scrivo anch'io qualcosa. E scrivono. Quindi è un'ottima idea verso la fine, se manco a qualcuno, di inviare l'album. In effetti l'album io lo invio varie volte, ogni modifica invio, e poi alla fine, quando ci sono i testi corretti, ho messo i nomi, ho inserito tutte le attività, lo invio dicendo: ecco, questo è l'album finito con tutte le attività. Che poi è bella, l'idea dell'album è una bella idea, perché è un po' il riassunto di un anno scolastico, è un po' un regalo dell'anno, del loro lavoro in classe che rimane. Ok, bene. Ok, arrivano commenti nella chat. Ecco, arrivano degli elogi nella chat. Grazie, spero... Gli elogi, ecco, ci sono delle ultime domande, aspetta che te le... riporto subito, stavo per farmele scappare. Allora, questa è la prima, te l'ho già, dovrebbe essere già. Allora, aspetta, tolgo qui e devo togliere. Aspetta, allora, qualche suggerimento di attività che si prestino alla preparazione scritta su Al Dente 4. Allora, Al Dente 4 lo sto usando da un mesetto e non ho ancora cominciato a li ho fatti scrivere, ma non mi ricordo. Beh, per esempio, ho chiesto loro di proprio come attività estrapolata e personalizzata. No, non ce l'ho ancora. Aspettate un po', fra qualche mese vi manderò qualcosa. lo sto usando da poco, quindi lo scopro. Allora, ecco, gli elaborati scritti li correggete insieme. Come ho detto, lo scritto è anche utile come attività di correzione, scrittura, no? Quando io ricevo i testi, li inserisco direttamente sull'album. In classe, loro hanno già letto tutti i testi a casa. In classe, per esempio, evidenzio una frase scorretta, evidenzio degli errori che si ripetono. Evidenzio, è l'occasione per me per l'ortografia, ma soprattutto per la regola grammaticale. Quando vedo che in 3-4 testi c'è sempre lo stesso errore, beh, è l'occasione per me per
far notare l'errore e soprattutto per verificare se che abbiano capito la regola grammaticale. Quindi è un'ottima occasione di lavoro in classe. Gli errori servono per parlare della grammatica. E poi vedono anche loro, ho notato che li vedono loro gli errori scritti, sono loro che mi dicono: ah, ma qui non va bene, qui è singolare, qui è plurale, eccetera. Quindi l'auto si correggono vicendevolmente tra di loro. Poi però l'album finito in genere è un album con le correzioni, non faccio un album pieno di errori, per carità, no. Va bene? Ok, ultime domande. Sì, dovrei, il tempo c'è, ne sono arrivate. Sì, ancora. Sì, perché io sono veloce. Ok, ecco, allora sì, ne mancano due ancora, quella di Gabriella, una di Livia. Ah, ma se gli studenti si... No, ho già risposto, si abituano okay. Solo a leggere. No, ho detto che li sorprendo, nel senso che io alla fine ho tutto questo materiale, quindi conosco i miei studenti. Io so di che cosa, su che cosa posso parlare in classe. Mi riguardo gli album, preparo delle domande. So che per esempio uso molto i testi scritti soprattutto per le persone più riservate, più timide. Conoscendole faccio la domanda sulle loro abitudini, oppure chiedo direttamente: allora, sei andata a yoga questa settimana, cosa ti è piaciuto? Ho del materiale io per farli parlare. Non stanno se li avete visti leggere, perché era un'attività in cui dovevano presentare qualcosa, dovevano scrivere una soluzione, ma nelle altre attività no. Mi sembra di aver risposto. Nei corsi individuali, one to one, queste attività non si prestano, perché sono attività di gruppo, di interazione in classe. Ok, domanda di Alessandra anche, ce l'hai lì, l'ultima che è arrivata, appena arrivata. Allora, io faccio, siccome mi diverto a fare gli album, allora faccio un album per ogni attività, perché mi diverto a casa. Però poi alla fine dell'anno farò un album della classe, di tutto l'album, cioè praticamente il libro della classe. Unirò tutte le attività in un unico album. Faccio l'album per ogni attività, perché sennò diventa troppo pesante da inviare e non mi passa via mail. È per questo che preferisco fare l'album per ogni attività, è anche meglio per loro. Perché poi leggono, non trovano, e perché loro vogliono sempre la pappa pronta, ragazzi. Quindi faccio per ogni attività la copertina, il titolo e i testi che hanno scritto. Però a fine anno riunirò tutto e avranno l'album di quest'anno. Ok. Allora, mi sembra che non siano arrivate altre domande, quindi dovremmo aver risposto a tutte. Ecco, ad alcuni che hanno scritto, che ci hanno mandato delle domande su questioni più specifiche legate ad al dente, magari risponderemo io o la collega Ilaria Bada in un secondo momento. Ecco, quelle sono cose che vediamo poi uno per uno direttamente con voi. E ovviamente, ecco, adesso è arrivata questa pioggia di input durante questo webinar, per cui, insomma, lasciate decantare un po' tutto quello che vi ha raccontato Mariangela, che ringraziamo moltissimo per aver condiviso con noi queste sue esperienze dirette con al dente in classe.
Sì, e la prossima volta tornerò con voi a fare le domande alla prossima, al prossimo webinar. Ho iniziato a testare il dente 4, quindi magari più così. Avrai testato, ti va bene, dai. Chiederemo di darci un altro feedback, perché no? Mm. Comunque lì avete anche la mail di Mariangela, quindi sì, se non avete paura di contattarla. Sì, scrivetemi, soprattutto se non so, se create degli album, se avete qualche domanda, mandatemi pure le vostre idee anche. Bene. Ok. Aspetta, allora. Ce ne sono tre qui. Ma forse l'hai letto tu. No, sono... grazie. Si possono recuperare le slide, ecco, queste sì. Ribadisco quello che vi dicevo all'inizio, anzi grazie, perché poi non l'ho più ricordato. Le slide di Mariangela e anche la registrazione di questo webinar, tra qualche giorno, proprio 2 o 3 giorni, li caricheremo sulla nostra pagina web di Casa delle Lingue. Quindi, come sempre, quando voi entrate nella homepage di Casa delle Lingue, poi dovete cliccare su, anzi adesso vediamo se riesco a mostrarvelo in diretta, perché sarebbe molto carino, visto che è una domanda che arriva costantemente. Allora, eccoci qua. Allora, vediamo se riesco a mostrarvelo. Dunque, quando voi siete... Caspiterina, dove siamo? Qua. Quando voi siete su... sì, eccoci. Allora, quando voi entrate qui nella homepage di Casa delle Lingue, dovete andare su formazione, poi su webinar, e una volta che siete entrati qui vedete che avete tutti, nel senso avete un archivio per ogni webinar che abbiamo già trasmesso, ok? Entrate dentro e trovate sia la registrazione del webinar, questa per esempio è l'ultima, questo in verità sarà più avanti. Però ecco, trovate per ogni webinar che abbiamo già proposto il video, ok? E anche le slide. Quindi lì potete recuperarvi anche tutti gli altri webinar della serie Gente al Dente, quelli che non appartenevano alla serie Gente al Dente, quindi è tutto quanto lì, e lì metteremo anche i materiali del webinar di oggi. Ecco, basta, era tutto quello che volevo dirvi, quindi a questo punto, se non ci sono altre domande, ci do un'ultima occhiatina, però mi sembra che ormai ci siamo. E io ringrazio moltissimo ancora Mariangela per la presentazione di oggi, e ringraziamo anche voi che siete stati qui con noi per farci compagnia in questa oretta di formazione, e allora vi diamo appuntamento al prossimo webinar di Casa delle Lingue, che sarà presto, sarà molto presto, sarà il 31 maggio. Ok, infatti la nostra newsletter per annunciarlo è partita proprio oggi, e sarà un webinar sugli itinerari digitali, su cui in questa sede non anticipo niente, perché altrimenti poi vi roviniamo la sorpresa, però è una novità, ecco, che era da un po' che aspettavamo di annunciarvi, e adesso finalmente siamo pronti per farlo. Quindi, detto questo, noi salutiamo, ringraziamo ancora per la vostra partecipazione, e vi diamo appuntamento al prossimo webinar. Aspetta, ci chiede che cos'è il poster che ho qui. Ah, ecco. Casa delle Lingue. Ecco, quello lì è un nostro poster, effettivamente. Peccato che non sia... Il gioco dell'Italia. Ecco, perché sarebbe carino. Ecco, questi poster è uno dei tanti materiali che adesso, nel momento in cui abbiamo smesso di fare formazioni presenziali per le circostanze... sì. Conosciamo, non abbiamo più avuto occasione di mostrare dal vivo, così di farvi vedere in persona, ma speriamo, ecco, auspichiamo tutti che a partire da settembre magari si possa anche ricominciare a vedersi e a vedervi in giro, come si faceva fino a tempi non sospetti, con le nostre formazioni non solo online di Casa delle Lingue. Speriamo di poter ritornare presto agli antichi fasti.
Bene, allora grazie a tutte, grazie a tutti. Ciao. E arrivederci allora. Ciao, ciao, ciao a tutte.